persone, vi chiedo scusa subito per il ritardo, stavo dilungando un attimino per vedere se arrivava il sindaco, visto che mi ha chiamato dicendo che è bloccato in autostrada. Speriamo brevissimo che... Speriamo che arrivi anche presto. Vi comunico subito che il punto numero 3, proposta di deliberazione avente ad oggetto regolamento dei controlli interni, verrà spostata alla commissione dell'11 o 12 febbraio. Stiamo decidendo la data, la spostiamo in quella data lì. Sì, 12 o 13, non ha, io la data giusta non la so. Ah, ok, va bene. Poi ve lo comunicheremo. Pertanto passiamo alla proposta di deliberazione numero 48, avente ad oggetto riordino società partecipate con azione atto di indirizzamento alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Pertanto do la parola all'assessore Salviero. Grazie Presidente. La delibera che mi è stata proposta oggi alla Commissione riguarda il riordino società partecipate con l'approvazione di un atto di indirizzo in merito alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Se avete il testo della delibera avete dovuto verificare che l'introduzione spiega un po' qual è stata l'evoluzione del settore della gestione dei rifiuti della città di Sarsizio. In riferimento a questo si è fatta una valutazione, è stata fatta una valutazione anche relativamente a quello che la legge numero 27 del 2012 definisce come autorità d'ambito e si è pensato a un percorso per costituire una nuova società, una Nunco, che comprendesse i tre comuni principali, quindi Busto, Bellarate e Legnano, l'ACAM e il comune di Parabiago, per unificare i servizi, costituendo quindi una società di carattere totalmente pubblico, quindi fuori da ogni anche possibile infiltrazione particolare da parte dei privati, quindi mantenere il servizio pubblico, ottimizzare quelli che potrebbero essere tutti i costi derivanti dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti. E quindi la delibera fondamentalmente dice due cose. La prima è quella di iniziare un percorso che tra parentesi era già iniziato anche formalmente nel 2008, iniziare un percorso per valutare effettivamente se questa nuova società potrebbe portare dei risparmi, sia dei risparmi che un'ottimizzazione del servizio. E nel contempo trasferiamo con la stessa delibera lo spazzamento dello sgombero neve, che oggi in carico ad Agef Servizi, lo trasferiamo all'SPA, in modo che poi il passaggio successivo venga in maniera automatica senza bisogno di altri trasferimenti. Ripeto, questo è la via di un percorso che dovrà essere comunque, dovrà portare a una proposta supportata chiaramente da dati economici, dati numerici e dati di compatibilità di bilancio con tutti gli altri comuni, perché sappiamo tutti che i servizi di spazzamento, di raccolta e di smaltimento hanno comunque un costo abbastanza rilevante per tutti i bilanci. La proposta appunto viene fatta per arrivare a ottenere una definitiva valutazione su questa possibilità. Grazie. Grazie Assessore. Se qualche Presidente, visto che abbiamo una platea, vuole dire qualcosa? Niente? Posso esordire? Prego Presidente, non la dia. Ok, allora scusate, penso che debba prendere la parola, non penso di dovermi dilungare molto, ma mi tocca in quanto la Agef SpA è lei che ha in carico questo servizio, diciamo, che riguarda la raccolta dei rifiuti. Io ho accolto di buon grado l'invito che mi è stato esteso, dico di buon grado ma con tutte le riserve, perché il mio tempo lo dedico, mi piace conoscere il problema, una volta che il problema è conosciuto si possono anche adottare dei rimedi, posto che dal mio punto di vista in qualità di responsabile del settore
Nages, ho subito avvertito che purtroppo l'igiene rappresenta un aspetto di molte criticità che sono dovute in principalità dal fatto che c'è una forza lavoro importante, sono più di 100 le persone che sono addette al servizio, ma è un servizio che si tocca con mano quotidianamente, cioè c'è un rifiuto per strada, il cittadino immediatamente lo denuncia, e devo dire che lo denuncia anche in modo, se vogliamo, anche sbagliato, perché da una parte non sa tutte le problematiche che questo servizio crea, no? Dall'altro perché ritengo, dopo un anno e mezzo di gestione di questo servizio, che tutto sommato ha avuto il rifiuto non è per strada, può capitare la contingenza, può capitare il problema, può capitare la difficoltà di organizzare i turni con il personale, però alla fine devo dire che proprio le critiche delle volte sono proprio anche un po' capricciose. Quindi da parte mia, con molta umiltà, sono andato alla prima riunione che si è svolta in ACAM, non dico che questo è un matrimonio che si dovrà fare, nessuno qui oggi può avere la presunzione di dire che questa è la soluzione, ma intanto a me personalmente mi consentirà di toccare con mano come viene gestito il servizio dalle altre realtà. Cioè, come dire, andiamo a una due diligence, cioè andiamo a vedere come sono le altre società, come si comportano, quali sono i costi, quali sono i loro ricavi, perché non nascondo che questo Consiglio Comunale dovrebbe saperlo molto bene, Agest svolge questo servizio da diversi anni in perdita a tutto favore del Comune di Bustarsizio. Siccome il Comune di Bustarsizio è proprietario, diciamo, al 100% della società, il problema viene visto con minor rigore, nel senso che è sempre una mano e l'altra, una mano che prende, l'altra che dà. Però dal punto di vista societario il servizio di igiene ambientale è bene saperlo, è bene ripeterlo, è bene scriverlo, perché questa amministrazione e anche le precedenti hanno sempre, diciamo, rimarcato questa cosa, è un servizio che noi, ahimè, lo svolgiamo in perdita, no? Ed essendo una società che comunque ha delle regole di società di imprese, quindi il capitale pubblico, ma con delle regole giuridiche, queste cose non devono avvenire. Quindi da parte mia sono ben contento di andare a queste riunioni, spero che queste riunioni siano proficue. Vedo che c'è un percorso che parte dal 2008, che era già stato sottoscritto, un po' come con la Preampigas, l'ultima volta ci siamo visti qui per il discorso del gas, ma anche il discorso del gas si è concretizzato, ma era, diciamo, datato già dalla precedente amministrazione, quindi ormai parliamo di 3 anni fa. E so, addirittura storicamente mi è stato detto, poi ho avuto una conferma dal senatore Rossi, l'aggregazione, il busto della Valle Legnano, era già in essere negli anni 60. Quindi poi andiamo 50 anni dopo a rivedere un film, un percorso che non è detto che sarà quello giusto, però a mio avviso è giusto che sia approfondito. Bene, termino qui il mio discorso e se c'è qualche domanda sono... Grazie Presidente. Prego Presidente Rossi. Sì, io faccio una brevissima aggiunta perché il mio collega è molto contento, io un pochino meno perché perdo uno dei pochi servizi che gestisce Agest Servizi, che è invece inutile, non inutile ma inutile. Nel 2010 il servizio passa per andare a fare un'uniformità di interventi su quello che è il taglio dell'erba, la manutenzione delle strade, quindi anche la pulizia delle strade, passa dalla SPA alla Servizi. In 3 anni di gestione devo fare i complimenti a tutto il management della mia società e anche agli operatori attivi sul campo, perché il servizio passa da una sorta di pareggio di bilancio, per cui il passaggio del 2010 viene fatto non a titolo oneroso ma a costo zero, perché il servizio è a canone e non presenta utili, più o meno. In 3 anni passa invece, grazie proprio all'impegno di tutti, a una redditività annua che porta ad un reddito, a un utile annuo ante imposte intorno ai 300.000 euro l'anno, tenendo presente che il canone del comune non è mai stato variato negli ultimi 3 anni, se non per l'indice ISTAT. Quindi penso di dover ringraziare i miei collaboratori per l'ottimo lavoro. Capisco la funzionalità nell'ambito del sistema, sicuramente per la Servizi non sarà una perdita indifferente in termini economici, però noi siamo tutti figli di un unico genitore che deve guardare nel benessere comune. Grazie. Grazie Presidente. Qualche consigliere?
io prendo spunto proprio dagli interventi dei due presidenti, che ringrazio. Beh, dal punto di vista generale è fuori di dubbio che io non posso che essere soddisfatto di un percorso che peraltro si è intuito in tempi molto lontani e che oggi si cerca di realizzare. Però vorrei fare alcune raccomandazioni. La prima raccomandazione è stiamo attento che quando si passa dalle strategie di generale, quando poi si deve scendere agli aspetti particolari, bisogna tener conto di tutto quanto i presidenti hanno detto. E quindi va benissimo che il Consiglio Comunale dia l'ok per questo indirizzo. Tra l'altro, apro una piccola parentesi politica, qui si vede come quando ricercare l'unione tra comuni consigli, Busto Ballarate e Legnano, su argomenti concreti la soluzione non si trova. Quando si va invece a discutere su cose megagalattiche che toccano più i sentimenti della popolazione che non le concretezze, allora si fa molte chiacchiere, ma poi ci si deve ritornare sopra e cercare di non fare niente. Quindi ben venga questo fatto qui. È chiaro che le due società, una guadagna e uno perde da questa nuova cosa, ma sarà anche questa una transizione perché poi tutto andrà a finire nella new cosa, ho capito bene. E quindi è per poco che il Presidente Cavalieri, del quale ho molto apprezzato il suo intervento, avrà da guadagnare qualcosa, poi subito dopo dovrà cederlo. Ed è proprio lì il momento determinante. Perché dico queste cose qui? Perché anche se in apparenza sembra solo una banalità di discussione, il fatto di non discutere il primo punto e passare al secondo punto, probabilmente abbiamo perso dei passaggi importanti. Perché discutendo il primo punto avremmo capito qual è la ratio di tutto questo lavoro. Noi adesso stiamo entrando in un particolare che, ripeto, mi trova totalmente favorevole, senza conoscere peraltro qual è il quadro complessivo, senza conoscere quali sono le società che resteranno e senza conoscere quali sono quelle che perderanno e quelle che ci guadagneranno. Quindi io dico ben venga, coraggio, andiamo avanti. Ma abituiamoci quando facciamo le discussioni di carattere generale a tratteggiare prima qual è il quadro generale e poi scendere nel dettaglio. Questa volta abbiamo parlato prima di una società, prima di sapere qual è il riordino generale. Grazie. Grazie signor Qualche altro prego, ma lo consigliamo. Grazie Presidente. Io mi associo all'ultima parte dell'intervento del senatore Rossi sul fatto che probabilmente se non diamo un cappello all'argomento risulta complicato poi entrare subito nelle specificità dei singoli argomenti, perché questo è uno degli argomenti legato al riordino delle società. Però va da sé che abbiamo iniziato il secondo punto, io entravo nel merito, cioè volevo capire se c'è un minimo di cronoprogramma, ma di massima, dico, cioè ci siamo dati dei termini rispetto a questo, per capire anche e non incominciare magari un balletto sui giornali di notizie che mettono soltanto in subbuglio poi i lavoratori senza in realtà magari semplificare le cose. Volevo capire poi come sono le posizioni delle altre amministrazioni interessate a questo tavolo e capire anche qual è la posizione di ACAM rispetto a questo. Grazie. Prego, consigliere Virginia. Sì, condivido appieno quanto detto il senatore Rossi in merito al fatto che bisognerà poi attendere le comunicazioni che il sindaco e l'assessore faranno in merito appunto delle società. E rispetto a quanto ha detto il consigliere Mariani, le posizioni delle amministrazioni credo che come il comune di Busto Arsizio metterà all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale questa proposta di delibera, credo che per dare sostanza e autorevolezza alla questione dell'accorpamento dei diversi soggetti in questa nuova NUCO, se le altre amministrazioni comunali hanno anche loro previsto una delibera simile a quella che andremo a votare noi al prossimo consiglio comunale, altrimenti se no faremo da apripista, ma non si capirebbe come mai facciamo da apripista noi
e gli altri magari ci seguono. Sarebbe bello arrivare a una condivisione di una delibera che appunto sia comune. Quindi se avete dei segnali, se sono già state protocollate le delibere anche negli altri comuni. Grazie consigliere. Prego consigliere. Grazie presidente. Fermo restando appunto la poca chiarezza del quadro generale, per cui queste cose le vediamo dai giornali, noi vorremmo che non ci si fermasse semplicemente a un controllo pubblico per quanto riguarda le quote capitale di ciò che si sta per intraprendere, ma il controllo sia anche di tipo gestionale, per cui noi presenteremo degli emendamenti per dare un indirizzo che sia quello verso una società di tipo consortile o un'azienda sociale, che è quello che diciamo noi supportiamo dal nostro punto di vista politico, perché comunque anche se il capitale è pubblico, ma la società che si viene a formare è una società di diritto privato, prima o poi la fine di questa società è abbastanza chiara. Quindi in linea di principio siamo favorevoli, ma con questa grossa obiezione. Inoltre vorremmo che non sia semplicemente una delega di adozione per quanto viene fatto dal sindaco, ma un lavoro che consideri anche il Consiglio Comunale nella sua interezza, e quindi un lavoro un po' più complesso in cui il Consiglio dà il suo contributo, ecco, senza ritrovarsi una cosa alla fine per cui si è dato mandato e ce la si ritrova a votare e basta. Grazie. Rispondo a qualche domanda io. Ma innanzitutto bisogna ricordare che con questa delibera noi stiamo anticipando quelle che saranno le politiche regionali, cioè noi stiamo creando un ATEM, quindi un ambito territoriale minimo, che sarà il futuro di quello che la Regione Lombardia andrà a identificare e, come dire, tra virgolette obbligare i territori lombardi. Quindi noi probabilmente avremo la capacità e la fortuna di arrivare già col nostro prodotto confezionato, fatto, finito e funzionante. Penso che questo sia uno dei grossi vantaggi, perché in questo momento essere i primi a partire in una cosa del genere vuol dire comunque dettare un po' la linea, no? E dettare la linea, io ritengo personalmente, dettare la linea su una gestione che è di carattere pubblico è sicuramente una garanzia in questo settore. Penso che questo sia fondamentale. È chiaro che questo è una modalità di lavoro dove chi vede gli altri comuni correttamente, qua nella delibera viene dichiarato che sono d'accordo, cioè magari gli altri comuni come lo stesso scritto e basta. È stato fatto un incontro dove è stato espresso da parte del comune, da parte di Accam, la disponibilità di iniziare questo percorso e iniziare a fare questo lavoro, e anche in maniera abbastanza cedere, perché non è che qua bisogna aspettare che passino gli anni per arrivare al risultato. Penso che nel giro, poi si dovrà integrare nel giro di qualche mese, voglio dire, ci sarà già il prodotto e comunque la visione di quello che andremo a fare. Il sindaco vuole assessore, prego presidente. Dopo il mio quinto tentativo di intervento, forse riesco a dire che in realtà anch'io non ho capito la ratio per la quale questo ramo d'azienda passa da una società piuttosto che all'altra, perché non avendo discusso il primo punto dell'ordine del giorno non sappiamo in cosa consisterà il riordino delle società partecipate, no? Come giusto appunto è stato rilevato dai colleghi che mi hanno preceduto, ma indubbiamente ci sarà una razza in tutto ciò. Così come io credo che la Giunta si sia mossa con un certo tempismo nel portare all'attenzione del Consiglio questa delibera, che verosimilmente verrà messa all'ordine del giorno del prossimo Consiglio, in quanto recenti disposizioni normative, e segnatamente la legge 17 dicembre 2012, la 221, hanno imposto alle regioni di individuare, come diceva poc'anzi l'assessore Cozzoni, gli ambiti o dei bacini ottimali.
ovvero anziché vederci imporre un vaccino ottimale della regione, la giunta, credo, quindi in prevenzione, si sia determinata a individuare quale sarà, quale potrebbe essere per noi questo vaccino ottimale per svolgere questo servizio. E quindi, ecco, chiede la giunta di poter dare avvio a questo procedimento con Gallarate, ovviamente Busto che se ne fa promotore, ecco, Legnano, e poi si salta a Parabiago. E indubbiamente questi comuni hanno dato la disponibilità per creare questo vaccino ottimale. Confido che non ci siano poi gli spazi vuoti, tipo Castellanza, piuttosto che saltare fino a Parabiago. Confido che altri comuni intermedi possano aderire per creare quel vaccino ottimale per svolgere questo servizio nella maniera migliore, con il miglior risultato e con i migliori risparmi del caso. No? Quindi ecco, questa delibera che io questa mattina ho letto, l'ho intesa in questo senso, un atto di prevenzione da parte della Giunta per poter ovviamente adempiere a un dettato di legge che prevede un vaccino ottimale, ma evitando che questo vaccino ottimale ci venga imposto dalla Regione. E quindi credo che ecco, la questione sia da porsi in questi termini. Grazie. Grazie Presidente. Prego Sindaco, se vuole dire. Sì, innanzitutto ringrazio la Commissione Bilancio che, avendo assorbito le competenze delle partecipate, ha voluto però essere coerente con quell'impegno che l'amministrazione di Busto, a differenza delle altre amministrazioni comunali, ha ritenuto prioritario. Cioè quello che ogni scelta strategica e tattica dell'amministrazione non venga fatta dalla Giunta o dal Sindaco, ma venga fatta in un percorso partecipato. Quindi io ringrazio il consigliere Cipriano e il consigliere Savic che hanno sottolineato questa particolarità del Comune di Busto, che a differenza degli altri comuni ritiene invece talmente strategico questo percorso da parte del Consiglio. Avevo suggerito e il Consiglio aveva voluto che ci fosse addirittura una commissione specifica su questo tema, l'autonomia del Consiglio ha voluto che fosse inserita nella Commissione Bilancio, ma con grande piacere ho notato che il Presidente Rogora ha accettato il pieno di diritto del Sindaco di anticipare addirittura questa convocazione. Quindi primo fatto, questa Commissione si convoca grazie alla richiesta del Sindaco e del suo Assessore e alla disponibilità del Presidente, perché noi vogliamo davvero che questo percorso sia partecipato. Non perché si parla di partecipanti, ma perché, come ho detto più volte in Consiglio, e in questo devo dire grazie a un Consiglio più intelligente, senza tema di smentita, dei consigli dei paesi che ci circondano, è stato un consiglio che ha sempre guardato la concretezza e non l'ideologia. Per questo devo dire anche, chiedendo scusa se farò delle ripetizioni oppure se prescinderò da qualcosa che avete già detto, mi preme dirvi che primo, voi sapete che nella relazione previsionale programmatica del bilancio voi tutti avete già votato un altro indirizzo a riordino delle partecipate. In linea con questo, nell'ambito della Commissione partecipata, abbiamo più volte parlato di questa necessità e anche, e in questo caso mi preme ringraziare il PD, in cui ho letto una memoria oggi arrivata, e su questo tema avevamo più volte tentato, pur nell'assenza di sensibilità della provincia, è giusto dirlo, cercare di far diventare partecipando il discorso di tutte le partecipanti. Per quanto riguarda questa delibera, che ha una ratio tutta sua, molto precisa, la razza di questa delibera è un'anticipazione del riordino delle partecipate ai sensi di quanto il Consiglio aveva già indicato. Vi vorrei ricordare che nelle precedenti riunioni sulle partecipate del Consiglio avevamo detto che gli obiettivi del riordino erano essenzialmente tre. Primo, il rendere operativa Prealpigas, garantendo la continuità e la tutela occupazionale dei dipendenti del ramo gas. E questo è stato centrato e quindi forse sarà opportuno, se volete, che la Commissione sappia come è stato realizzato, quanto la Commissione, il Consiglio ha dato, facendo diventare operativa una società che a questo punto ha tutte le carte in regola per tutelare i propri dipendenti che invece non sarebbero stati tutelati se fossero rimasti in carico alle società non concessionarie del dettagliamento, e insieme ha iniziato un processo di riordino delle altre società. Su Ares Servizi, essendo connotata come società in auge, l'assoluta necessità di trasformarla in partecipata, difendendo i servizi a rilevanza economica e partecipazione economica,
Terzo, l'SPA ovviamente nell'ambito di questo concorso di poter rispondere, come dico, dico a memoria, nella maniera più efficace e economicamente vantaggiosa che rispetto alle norme su ogni singola tematica in rapporto con lo scenario competitivo territoriale. Cosa significa questo? Significa, come ricordavo in passato, che oggi l'SPA gestisce essenzialmente tre settori, giusto? Più un quarto per via indiretta. Il settore del gas, che in gran parte è condizionato dalle scelte che faremo sulla commerciale, sul vettoriamento in parte già fatto e sul destino futuro. L'idrico, che è fortemente condizionato, come abbiamo già detto, cosa che ricorda spesso Sarnes, dal socio unico gestore e dal piano territoriale d'ambito, e poi il settore dei rifiuti. Sul settore dei rifiuti, proprio per quella partecipazione trasparente che anima da sempre questa amministrazione, che ringrazio il Dio questo consiglio, a differenza degli altri, abbiamo voluto anticipare un atto di indirizzo che non è di mettere di fronte a un fatto compiuto, ma in dire come l'amministrazione di gusto cerca di mettere insieme questa necessità con delle opportunità che sul territorio ci sono. Quali sono le opportunità? Le opportunità sono le stesse che chi era nella passata legislatura tornato amministrativa se lo ricorderà, ci ponemmo ambiziosamente nel 2006 quando superammo il periodo di contenzioso tra Acqua e Comune, che era quello finalmente di dare un contenuto economicamente efficace, ambientalmente controllabile ed efficiente per i cittadini, di creare un'unica società che gestisse il rifiuto dalla raccolta allo smaltimento. Quel processo non andò in porto per tutta una serie di resistenze campanilistiche o egocentriche dei diversi settori. Oggi, invece, è cambiato lo scenario, è cambiata la prospettiva, ci sono situazioni diverse e abbiamo l'opportunità di essere ancora una volta anticipatori, come lo fummo negli anni 70, creando l'ACAM, per poter cogliere le opportunità nella stessa linea strategica e tattica che abbiamo fatto con 3 anni, cioè fare in modo che le nostre società non siano costrette per legge a vendere sul mercato in piccole parti a privati che comprerebbero in questo contesto a pochissimo senza una visione unitaria, cosa che stanno facendo o stavano facendo molti di questi comuni, a salvaguardare la pubblicità di una società come ACAM, che oggi è totalmente pubblica, ma ha nel proprio fine quella della gestione dello smaltimento dei rifiuti e quella della produzione di energia e calore, e le società che nei diversi comuni gestiscono oggi con la loro municipalizzata, ex municipalizzata, il settore di raccolta. E allora, voi sapete che molti dei comuni che oggi aderiscono ad ACAM, in forza di una legge che non sta a me giudicare buona o cattiva, nazionale, e di una legge regionale che non sta a me giudicare buona o cattiva, ma sta a noi cercare di utilizzare il rispetto delle norme per rendere il più vantaggioso possibile per i cittadini e l'amministrazione comunale di gusto lo scenario, c'è il rischio che ognuno vada a fare gare, tra l'altro in periodo di transizione, di gestione dei rifiuti, che comprendono anche lo smaltimento come destinazione. Mi spiego meglio. Voi sapete che la legge nazionale e regionale, combinato disposto, consente, anzi per certi versi incentiva, che nell'ambito di una gara di affidamento di un comune per il servizio raccolta venga inserito anche il luogo di smaltimento. Tutto questo, come voi ben sapete, che avevo già anticipato con il consigliere, comporta una difficoltà di programmazione, di gestione e di controllo enorme. Tanto è vero che molti comuni, a cominciare dai comuni dell'Alto Milanese e del Legnanese, che già negli ultimi anni hanno un unicum nel contesto territoriale di ACAM, perché il contratto di servizio che tutti gli altri 26 comuni hanno direttamente con ACAM è stato realizzato negli ultimi anni ai limiti dello statutario direttamente dalla società partecipata ANGA. E in questo momento tutti i comuni stanno cercando disperatamente, anche secondo delle logiche economiciste e delle logiche giuridiche, di fare una revoca dei propri contratti nella ricerca di un vantaggio economico. E allora, tenuto conto che la legge nazionale e regionale oggi vive in un periodo di grande transizione, perché in realtà
tutte queste gare verrebbero fatte all'insegna della pura economicità e metterebbero in grave difficoltà tutte le società, soprattutto i cittadini. Non dico nulla, ma avete visto quello che è successo a Castellanza solo qualche mese fa, e chiudo la parentesi, Carraro sarà buon testimone che Castellanza volle a tutti i costi l'anno scorso fare una gara di servizio raccolta, la volle fare per certi versi non rispettando quel patto di buon vicinato, di buon servizio con Busto e con Agesp, fece una gara che l'Agesp ritenne irregolare di alcune sistemi. Poi, per amor di buon vicinato, inutile contenzioso, recedemmo, Castellanza si è trovata con i rifiuti per strada, senza luogo per partire, è dovuta ricorrere a una soluzione terza. E allora cos'è stata la logica, peraltro, su cui mi ha sempre invitato il Consiglio a Bordo? Quella di contattare questi comuni, con cui già noi lavoriamo, peraltro, dicendo, e vedere quale potesse essere la prospettiva. Ebbene, da molti incontri, di cui uno con il collassessore abbiamo voluto fare testimonianza esplicita nella premessa di delibera, abbiamo dato il via a un percorso che si pone come obiettivo, ecco perché è un atto di indirizzo e non è un mettere di fronte a tutti, si mette come indirizzo quello di creare noi qui nel territorio dell'Alto Milanese, a partire dal territorio di Arcan, un'unica società totalmente pubblica. E qui rispondo alla giustissima domanda che ha posto il consigliere presidente del Consiglio: perché Busto Galarano, Legnano, Paragaro e non altri? Semplicemente perché Busto partecipa ad Ares praticamente al 100%, al 99%, Galarano partecipa a MSC praticamente al 99,99%, mentre Anca è partecipata dal comune di Legnano, dal comune di Paragaro per oltre il 20%, e da piccoli altri comuni dell'Alto Milanese per le stesse quote infinitesimali a cui partecipano gli altri comuni di Agesp. Per cui, correttamente, Legnano, che rappresenta il tavolo, ha detto: siccome noi abbiamo un socio che conta 20% e quindi come tale è incidente sulle scelte dell'amministrazione, pur non maggioritariamente, con gli altri partecipi. In questo tavolo si è convenuto che l'interesse comune del territorio fosse quello di fare un percorso comune che entro e non oltre il mese di marzo prossimo, perché il mese di marzo prossimo? Perché tutti i comuni tra il mese di marzo e il mese di maggio cominceranno a trattare in maniera molto seria le tematiche di bilancio preventivo e di riordino delle partecipazioni in rapporto col bilancio, ma ancor di più perché da marzo ci sarà insediata la nuova amministrazione regionale. E siccome la nuova amministrazione regionale dovrà, o tolto corpo, definire gli ADEM in un rapporto che abbiamo tenuto tutti insieme come comune dell'Alto Milanese con la regione, abbiamo ritenuto che potesse essere opportuno che questa opportunità per l'appunto venisse colta in questo modo. Per amor di verità, totale trasparenza, devo dire che quest'altro indirizzo poteva essere semplicemente una comunicazione del sindaco della giunta. Abbiamo voluto invece che fosse uno specifico atto di indirizzo, benché alcuni tavoli operativi siano già in corso, con convinzione da parte di ANCA, di ARE, di AMSC e dei comuni, perché in realtà noi vogliamo anche che a questo tavolo la nostra società di riferimento, cioè la SPA, si presenti nella maniera più forte possibile. E allora vedete che in questo atto di indirizzo c'è scritto: siccome le altre società oggi gestiscono in un'unica società raccolta, spazzamento, spazzamento nere e pulizia strade, è opportuno che anche la nostra società che partecipa nel frattempo sia analoga. Ecco, questo forse non so se era stato chiarito con franchezza, ma in questo atto di indirizzo vi diamo, diciamo, consiglieri, stiamo facendo questo, quindi dateci mandato per seguire questa cosa. È evidente, e qui rispondo subito a Sapiens, che questo è l'atto di indirizzo verso un percorso. Quelle che saranno le soluzioni finali di carattere economico, di carattere societario, eccetera, dovranno essere tutte vissute con delibera consigliare, possibilmente anche accompagnate nei suoi passaggi da prese d'atto e eventuali notizie. A questo proposito, sull'azienda consortile, è più una battaglia ideologica per l'acqua che non una battaglia significativa per l'acqua e dei rifiuti, ma avremo modo e tempo di tornarci sopra. E quindi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie sindaco. Prego consigliere. Niente? Ok. Mi
mi piace questo quasi giorni. Allora niente, io direi di portare al voto la delibera, giusto? Va bene? Favorevoli? Tutti tranne i saggi. È astenuto, va. Ok. I saggi, questo non è un clima elettorale, questo è un clima responsabile. Grazie. Niente, se non avete domande, la commissione è chiusa. Certo, ci vediamo giovedì 7. Grazie. Ah, prego Mariani, prego consigliere. Allora, vorrei capire bene, perché sennò mi sono fatto un film diverso da quello che doveva essere rispetto all'ordine del giorno. Un conto è la delibera che abbiamo discusso, un conto è il discorso del riordino delle società, nel senso che io immagino che rispetto al riordino delle società, vuoi memorandum che noi abbiamo lasciato nella precedente commissione, vuoi anche una serie di notizie che in questi mesi, da prima di Natale a dopo Natale, sono apparse sulla stampa, meritano da parte del sindaco o dell'assessore alla partita un ragionamento, almeno alla commissione, perché se ti diamo così, a me manca un pezzo, manca se un pezzo volete... di commissione, Presidente. Sì. Prego. Scusate, io credevo nella mia illustrazione di aver anticipato il perché avessimo voluto oggi portare una parte di questo riordino inserendo nel complesso. Per la verità, io credo che si debba ancora affrontare il tema del complessivo riordino, però nella logica che dicevo prima. Mi pare di capire, perché ho sentito anche informalmente, che voi vorreste essere più correttamente informati rispetto alle idee che stanno maturando sul riordino complessivo. Ecco, io posso dire che magari in una delle prossime sedute discuteremo di quello, però i filoni sono quelli. Reagas è andata così. Il settore dei rifiuti igiene ambientale oggi va in questo modo, rimangono i settori dell'idrico su cui correttamente vorrei informarvi. Facciamo, se è d'accordo il Presidente, io il 7 che c'è l'incontro con, vengo e trattiamo gli altri argomenti. Se siete d'accordo, se volete posso parlare oggi, ma è anticipato perché è ancora tutto un fumus vocis, mi sembra non opportuno. Grazie, sì. Prego, secondo me sarebbe verbale, ci siamo confusi perché al punto primo diceva che l'introduzione sarebbe stata... Sì, ma in realtà mi è assorbita da questa. Perfetto, infatti io con le poche notizie date durante il punto 2 ho capito che volevate assorbirlo. Un'unica cosa che io non ho trovato, che è il documento consigliare del 14-8, probabilmente c'è un errore di battitura. Va bene, allora... Si è riferita a un'altra cosa. Ve lo faccio avere, Grazie. Se però la commissione comunque dura da poco e siamo qua in tanti, se non anticipo il sindaco può comunque dare. Io posso fare, anche perché sono assente, quindi. Se volete io posso fare al momento un anticipo, però mi sembrerebbe poco istituzionale. Posso fare solo un anticipo sul discorso del servizio idrico, dicendo cos'è avvenuto, sperando che non sia avvenuto qualcosa nelle ultime 24 ore, cos'è avvenuto dall'ultima commissione partecipata, in cui purtroppo, dobbiamo dirlo, il presidente Saloni chiese all'assessore Marsico di poter venire a illustrare, l'assessore Marsico e il presidente non vogliono venire a illustrare, però mi posso illustrare io. Ci fu un'assemblea dei sindaci, nel corso della quale, invece di definire il soggetto gestore, sulla base, forse non so se l'ho già letto anche in consiglio, comunque, sulla base delle osservazioni pervenute da alcuni sindaci che facevano capo a Porro, si chiese la disponibilità di valutare anche l'azienda Consortile in alternativa all'SR pubblica, che è invece la proposta originaria della Presidenza e dell'Alto. A margine di quello, c'era stata fino allora anche la proposta che potesse essere utilizzata Prearchi Servizi riadattati come possibile soggetto gestore unico. Da quell'assemblea si è usciti essenzialmente con questo indirizzo, che il presidente della provincia, nonché presidente dell'ATO, ha prorogato i termini per
per le osservazioni e per la decisione. Se non ricordo male, ma prendetela con beneficio di inventario, se qualcuno lo sa mi corregga, ha previsto che la cosa sarebbe avvenuta a metà febbraio. Esatto, anche se finora non ho avuto comunicazione ufficiale. Nel contempo, a tutela in particolar modo di Busto, Gallarate e Varese, che sapete all'interno di questo percorso accidentato hanno sulle spalle una gran parte di investimenti effettuati nell'ultimo decennio, sia per la creazione di preati servizi, sia per la gestione in capo alle tre società, ASPE, AMSC e ADESP, noi sindaci e amministrazioni, però noi sindaci avevamo portato l'esigenza che qualunque soluzione di società gestione non potesse prescindere dall'equo riconoscimento di quanto questi comuni e le società di cui sono fondatori e soci venisse riconosciuto nelle forme legalmente consentite. Cerco di andare molto in sintesi, che poi questo torneremo più avanti. A questo punto di vista, c'è stato nel periodo prenatalizio un incontro da me promosso con l'amministrazione di Varese e con l'amministrazione di Gallarate. Tutte e tre le amministrazioni hanno convenuto a questo punto di tenere un uguale atteggiamento e di essere disponibili a partecipare all'assemblea conferenza dei sindaci finale se e solo se prima di questa conferenza l'ACO e la presidenza della provincia avranno assunto deliberazioni indicando il quanto, il come e entro quanto tempo sarebbe stato riconosciuto ai tre comuni e alle tre società. E a questo punto, sfruttando un consiglio che è venuto dal nostro braccio operativo tecnico ADESP, avevamo suggerito, cosa su cui hanno convenuto sia Varese che Gallarate, che potessimo utilizzare non la tariffa, perché come voi sapete la tariffa può essere formata soltanto da certe voci e non da, ma le cifre che nel periodo di questi anni le società avevano accantonato dal 2002 ad oggi e gli eventuali allacci fognari che comunque comporterebbero per private imprese un costo d'allaccio. E su questo si è lasciati in accordo con la Presidenza che avrebbero fatto sapere e avrebbero determinato conseguentemente. Ad ulteriore riprova però sapete che da questo discorso rimarrebbe fuori il quantum di partecipazione dei comuni a preati servizi. E a questo proposito noi domani mattina avremo un incontro con gli amministratori di preati servizi per vedere come in questo percorso che non prevede più preati servizi come possibile destinatario della gestione unica si possa trovare una formula che garantisca il lavoro e l'investimento. Questo è quanto. Per amore di verità devo anche dire che in realtà Varese è stata silente, ma Aspen, che voi sapete è oggi una società partecipata da un privato che era due anni e che esprime l'amministratore delegato, ha formalmente ricorso alla delibera dell'atto contestando di fronte al TAR, se non erro, la sua definitività. Grazie. Sì. Prego, consigliere Bellazzi. Una questione di servizio, l'11 se non mi sbaglio è fissata anche la Commissione dei Lavori Pubblici, per cui... no, infatti l'hanno detto, faremo il 12 e 13 domani, comunque il segretario vedrà di fissare la data. Ok, grazie, buonasera a tutti.